Well, ragazzi, ciao a tutti, Renick, bentornati ragazzi su Gold Rush. Allora, mi avete chiesto ragazzi di continuare il gioco, a quanto pare vi sta piacendo. E dunque ragazzi, oltre a questo vi vado anche a ricordare che se può interessarvi, in descrizione trovate un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social. E ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale YouTube ricordatevi di attivare la campanellina, così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Beato te, hai appena trovato una grande pepita. Buono, poi la dobbiamo vendere. A quanto pare c'è una nota di storia qui vicino, perché mi sta lampeggiando. Allora, vi ricordo che in questo gioco praticamente noi siamo dei cercatori d'oro. Al momento abbiamo trovato 123 grammi di oro. Al momento abbiamo 120 grammi di oro che poi dobbiamo convertire in soldi normali per comprare altre cose. Ok. Al momento questo è il sistema più semplice che abbiamo per cercare l'oro, e anche il sistema più economico che abbiamo. Ok, allora però c'è un piccolo problema, mi pare che ho dimenticato il setaccio. Anzi, mo sapete che famo raga? Mo partiamo, abbiamo trovato un'altra pepita. Mo partiamo, andiamo a comprare il setaccio e questi 150 grammi di oro che abbiamo li vado a vendere, così faccio 2 lire. Quanti soldi abbiamo? 150 dollari, non ci faccio niente con 150 dollari. Allora, qui abbiamo già dell'oro, dobbiamo solo setacciarlo, mi pare, per l'appunto. Questo gioco l'ho già portato nel canale circa 4 anni fa, però ovviamente in 4 anni magari lo hanno aggiornato, non lo so. Per ora non mi pare molto diverso da quello che ricordo io. Va bene così, dai. Allora, prendiamo la macchina, raga, e andiamo a vendere l'oro che abbiamo. E poi... aspetta, come si cambia visuale? Allora, andiamo a vendere l'oro che abbiamo e poi andiamo a comprare il setaccio. Vabbè, dipende anche quanti soldi facciamo mo con con l'oro che vendiamo. Se non ricordo male, più o meno mi ricordo dove si vende l'oro. Ne è passato, sono passati 4 anni, ma ancora mi ricordo dove si vende. Stiamo praticamente tornando in città e al momento è tipo inverno, non lo so. Qui lampeggia che c'è un qualcosa. Boh, vabbè. Sinceramente non so cos'è questo posto. Neanche 4 anni fa ci ho capito granché. Penso che sia tutto finto, tanto per abbellimento. Non mi fa molto impazzire il terreno, raga. Fa un po' schifo, non sto a capire se è neve. Non si capisce. Un'altra cosa che poco mi piace del gioco è che carica la mappa ogni tanto, è fastidioso. Ogni tanto si blocca un attimo che deve caricare la mappa. Vabbè, è pazienza. Ecco qua, vedi, sta caricando di nuovo. Vabbè, e allora noi adesso, mi pare, se non ricordo male, andiamo a vendere l'oro. Dovrebbe essere qua vicino. Ecco qua, mi pare che si vende l'oro, se non ricordo male. Sì, l'oro si vendeva qua. Oh, bella quella motocross. Ok. Bella, però è finta. Molto bella. Allora, mi pare che l'oro si vende qua.
Ok. Fondi, migliora, fondi loro e ci facciamo. Aspetta. Ah no, fonde loro. Aspetta, perché 43 grammi, scusa? Vendi minerale grezzo. Migliora, no? Che miglioro? Eh? Ah, no, sta roba cos'è? 35.000 grammi, non sto a capire. Magnetite non ne abbiamo. Vendi minerale grezzo. Ah, e ci faccio 2.600 dollari. Però se vendo grezzo ci perdo 60%. Allora dobbiamo fondere l'oro. Ah, ma ho capito perché non mi fa fondere molto oro. Non mi fa fondere molto oro perché si paga per fondere l'oro e noi abbiamo solo 153 dollari. E allora facciamo così. Consumiamo tutti i soldi che abbiamo. Ci facciamo dare 43 grammi di oro. Ok, vedete, siamo rimasti senza soldi. E praticamente pigliamo l'oro, lo andiamo a vendere, torniamo qui, fondiamo il resto e andiamo di nuovo a vendere. Quindi bisogna sempre lasciarsi un po' di soldi. Comunque qua Lampeggia dice che c'è una nota della storia. Ma non sto a capire dov'è. Ho letto che più Lampeggia in fretta, più vicina è. Ma non so dove cavolo è. Vabbè, senti, vediamo se l'oro è pronto, va? È pronto? Dov'è? Tempo 6. 6 cosa? Aspetta che qui lampeggia di brutto. Dov'è sta storia? E chi la vede? Non la vedo. Lampeggia di brutto, ma io non la vedo. Boh. Sarò ciecato. Vabbè, vediamo un po'. È pronto? Quasi pronto. È pronto? Ok, perfetto. Prendiamo l'oro, raga. Scusa, dov'è? Me l'ha dato? Non lo so. Ah, eccolo. Oh, caspita. È vero, era così. Oh, l'importante è che non lo perdo, porca miseria. E so soldi, e so un palanche. Allora, praticamente adesso noi dobbiamo andare a venderlo. Dobbiamo andare a vendere l'oro alla banca. E poi torniamo qui e fondiamo quei 107 grammi di oro che mi avanzano. Dopodiché andiamo un attimo in negozio a comprare qualcosa. Buoni sono sti freni, eh? Ok, lascio il motore acceso, tanto mo ce ne andiamo. Mazzau, ma sto rove è un po' di verde c'ha. Che è mezzo fasullo? Ma si vende mo? Mi pare che lo so. Lo pezzo per terra. Vendi lingotto d'oro. Deve essere lui. 39 grammi, sì. Come si vende? Sì. Ok, raga, buono. Ci abbiamo mo 1.700 dollari. Oh, adesso andiamo a fondere il resto dell'oro. Andiamo a fondere quello che ne resta, così abbiamo un po' di soldi da poter spendere. Ecco, mi deve fare sto caricamento fastidioso. Ah, spegni il motore perché tanto qua si perde tempo, va. Allora, ho tutto. 378 dollari mi costa fondere quest'oro, ci vorrà del tempo. Va bene, ci vorranno 14 minuti che non penso. Vabbè, saranno tipo un minuto di gioco, non lo so. Beh, intanto vediamo se trovo sta benedetta nota. Che non la sto proprio a trovare.
Ci deve essere un pezzo di carta qui da qualche parte. Soprattutto mi lampeggia quando sto tipo... Ecco qua. Lampeggia... Ah, guarda dov'è l'Imortecci, loro. Hai trovato la tua prima parte di storia. Bel lavoro, hai trovato una parte della storia. Per ogni storia completata che recuperi avrai 1% di sconto sul carburante e 1% di sconto al negozio di attrezzature. Ah. Per coloro che trovano tutte le storie c'è una verniciatura speciale al parco macchine pesanti. Interessante. Mo capisco, quindi ogni volta che troviamo un pezzo di carta 1% di sconto. In giro ce n'è parecchi, eh. È un po' complicato vederli, ma ce n'è. Ok. Oh, un'altra storia da queste parti, aspetta. Vediamo. No. Deve essere pronto. È pronto. Dov'è sta nota? Aspita, 1% di sconto. Oh, lampeggia sempre più in fretta, ok. Allora deve essere qui, forse nella spazzatura. No? È qui da qualche parte questa nota. O forse è qua? No? Ma dove cavolo è? Ah, eccola! Che poi con tutto sto bianco si fa fatica a vederla, eh. Ok, ma abbiamo due note. Quindi automaticamente mo abbiamo 2% di sconto su carburante e quello che si può comprare in negozio. Ora, a proposito di negozio, passiamoci. Oh, madò, che sbandata. Ok, allora, io credo che ho dimenticato il setaccio. Oddio, la verità, non so neanche dov'è. Ma sono sicuro che a me manca. Me lo ricordo. A meno che il setaccio non si trova. Ma si deve poter comprare. Questo è. Eccolo qua. Guarda dov'è. Batea, o come caspita si chiama. Ok, quantità 1. Aggiungi. Oh. Era lì, ma chi lo notava messo lì? Ok, vediamo se c'è qualcos'altro che potrei comprare. Beh, noi abbiamo. Ah già è vero, devo andare a vendere quel cavolo di lingotto. Vero, me lo sto dimenticando. Vabbè, ma tanto qua soldi, 2005 questo, separatore di magnetite, ma la magnetite mo chi se lo ricorda come si fa? Aspetta. C'è un generatore, pompa dell'acqua piccola. Eh sì, vabbè, ma... per fare il cambio... Beh, i soldi ce li ho volendo. Canalina scolo con pompa. Va bene, ne aggiungo uno. Ok. Canalina di scolo centro estensione. Non lo so, sinceramente. No, vabbè. Generatore portatile per... aspetta, a proposito. È vero che questa è una pompa dell'acqua? Ma va, benzina mi pare, no? Pompa dell'acqua elettrica piccola, pompa dell'acqua piccola. Ah, questa è a benzina. Che vuol dire sto 2 qua? Modello base della pompa dell'acqua, utile per brevi distanze e bassa necessità di pressione. Consumo carburante, ok, ne compro uno. Ok. Tavola di lavaggio, non lo so sinceramente, il tavolo di lavaggio. Ah, il tavolo di lavaggio è quello che io sto comprando la batea lì, come caspita si chiama. Canalia di scolo centro. Non sto a capire che è quel 3. Ah, quanti oggetti ho. Ok, quante ne sto comprando. Questa è l'estensione. Boh, che ne saci io? Compro l'estensione.
Ma questi qua se ne compro uno. Beh, sto a fare un po' di acquisti, raga. Però adesso dobbiamo comprare anche una tannica di carburante, perché sennò come famo? Anzi, famo due tanniche di carburante. E poi ci vuole un'altra cosa che è qua dietro, ora che mi ricordo. Praticamente ruota per rimorchio. Che sto? No. Ruota per fuoristrada, mizzica, che costa. Perché ogni tanto la gomma si rompe, si buca. Vabbè, vabbè, poi quando c'ho i soldi. Ah, aspetta, una cosa manca, una cosa importantissima. Cioè, qui ci stanno un mucchio di pezzi, di cose da comprare, raga. Filtri, una cosa assurda, eh. Allora, manca una cosa importante. Abbiamo comprato la pompa lì dell'acqua. E manca il tubo dell'acqua, però. A cordine. Pigliamone 3, 4, meglio andare sul sicuro. Tubo flessibile, 1. Boh, basta, perché va a finire che non mi rimane una lira in tasca. Allora, quanto spendo? 5,66, ok, ordina. Ok. Dobbiamo ancora andare a vendere quel famoso lingotto. Come caspita, non mi ricordo come si fa a girare le cose qua. No, ma no! Non t'ho detto questo. È più facile sistemare le cose su... Aspetta, ma ci sarà un modo per lanciare le cose? Non lo so io. È più facile sistemare le cose sul Ranch Simulator, eh? È bello che te le piazza bene le cose. Le puoi piazzare bene. Qua invece, o mi sfugge qualche tasto. Allora, ci abbiamo la pompa dell'acqua. Poi, vabbè, ho comprato un paio di cose extra. Ma niente, tutto utile. Basta che non perdo quel lingotto di oro che vale 3.000 euro, tipo. Si vede niente. Non puoi chiudere, non puoi chiudere. Che caspita ho tolto? Ma c'è pure il filtro tipo che si toglie. Accendi. Allora, passiamo per prima cosa dalla banca. Andiamo a vendere, ragazzi. Vediamo se il lingotto me lo becca anche da lontano. Se vendi. Oh. Ok, oh, perché se perdo quel lingotto so cavoli. E mo dobbiamo un attimino fare il pieno alle taniche di carburante e anche al furgone, già che ci siamo. Allora, l'età, accidenti, qua le perdo le cose io. E la miseria, complicato, eh. Ok. No, dov'è finito, porca zozza? Dov'è andato a finire? Oh. Ma porca miseria, l'ho perso. Dimmi che c'è un'altra pompa. Niente. È caduto per terra lì e non lo trovo più, mo. Ma vaffanculo. Beh, almeno questo è pieno.
E che vedevo dire, raga? Si è perso, è caduto, non lo so io. Andiamo, va. Meno male che sono riuscito a riempirne almeno uno. Per fortuna abbiamo ancora carburante dentro al pick up. Poi vabbè, prossima partita quando ricarico si sistema da solo, insomma, si sbagga. Ci abbiamo $4,000. Beh, con questi soldi poi sì, devo anche comprare la famosa gomma di ricambio per il pick up. Perché mi ricordo che ogni tanto si bucano le gomme e bisogna cambiarle. Quindi bisogna sempre avere. Eh sì. La prossima volta compriamo anche una batteria, perché ora che ci penso anche quelle ogni tanto bisogna cambiarle. Quindi dobbiamo fare scorta. Almeno una batteria di ricambio, almeno una gomma di ricambio. C'è una storia. Vabbè, poi la pigliamo la prossima volta, ma anche qui in teoria ce ne dovrebbe essere una, ma non ho la più pallida idea di dov'è. Boh, poi la cerco, va. Allora andiamo, andiamo. Sta, fa buio, sono le 17, cavolo. Ok. Andiamo a sistemare anche questo. Anche qua c'è una storia, da qualche parte almeno. Ok. Allora, quindi mo qua abbiamo quello che funziona invece con l'acqua, con l'acqua col tubo, questo. Dai, non mi dire che non ce lo posso mettere. Non scherziamo. Mi sa che ho comprato quello sbagliato. Meno male che qua ce n'è un altro, va. Meno male che c'è questo. Allora, questa è l'estensione. Ah, questa è l'estensione. Peccato che non ho comprato i tappetini. Fa niente. Vabbè, quindi questo funziona col tubo dell'acqua. Ora mo andiamo a dormire, perché è tardi nel gioco, comincio a non vedere più niente. Ci dovrebbe essere una storia qui da qualche parte, perché lampeggia. Qui da qualche parte lampeggia. Ok, lampeggia veloce qua. Non è sotto all'albero. Ah, eccola. A posto, 3% di sconto quindi. Allora, in teoria noi possiamo dormire qui dentro. No, no. Ah, guarda dov'è. È io che l'ho comprato. No, vabbè, ci stanno anche i secchi. Ah, già, questo serve pure, è vero. Meno male, questo ce l'abbiamo. Ok, allora, dobbiamo dormire, la roulotte. Dormi per alba. Non la parietti, eh. Ok, 6 del mattino, perfetto. Terreno lavorato, oro guadagnato, boh, va bene. Qualcosa in... Ah, beh, sì, perché ho venduto altro, credo, non lo so. Comunque sia, poco importa, andiamo. 6 del mattino, era meglio che facevamo passare un altro paio d'ore, mi sa. Allora, vediamo un po'. Ma come funzionava mo qua? Secchio d'acqua che... Ah, non va qui dentro? Quello... Vabbè, quindi praticamente funziona anche senza tubo. È doppio. Ok.
Ok, allora in teoria questi non vanno qua. Ma caspita funziona. Ah, forse si riempiva da qua. Aspetta, usa, ok. Ah, perfetto, perfetto, così. Ci vuole... c'è che ci devo capire, raga. Aspettiamo un po' perché se non fa... Facciamo passare 2 ore, non si vede niente ancora. Almeno, caspita, un po' di luce. Ok. Allora, vediamo un po'. Pigliamo sto generatore... Questo per l'acqua. Mi pare che sto tubo ci voleva. Eh sì. Forse ho dimenticato qualcosa però, eh. In teoria così lui dovrebbe aspirare. Ah no, questa è l'uscita e questo è l'ingresso. No, 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 no. L'ingresso è qua. In. Ingresso. Uscita. Però aspetta, lui c'ha anche le uscite piccole, giusto? C'ha un ingresso grande, un'uscita grande e 2 uscite piccole. Quindi l'uscita piccola, ne abbiamo 2. Eccola qua. Poi questo se va a collegare... Oh! Non mi dire che ho comprato sempre quello sbagliato. Ma che me stai a dire? Ma che ho comprato? Ho comprato quello sbagliato. No, vabbè. No, non mi dire. Ho comprato... Ho comprato quello uguale a questo, porca zozza. Ma porca miseria. Ho comprato quello sbagliato, raga. Quindi non ci facciamo niente con sta roba per ora. Che palle. Sì. Però aspetta, non mi ricordo come si mette l'oro lì sopra, mo. Allora, aspetta, eh. Ah, ok. Ok. Un po' complicato, eh. Ora ti pare che so come si abbassa, ok. Ecco, bisogna fare così. Ok, vedete che ci stanno 2 pepite? Il resto sono pietre. Ora, aspetta, dammi i controlli. Modalità oro shift. Ecco qua. Pepita. Pepita. Basta. Niente, queste qua si buttano. Ok, vedete le pepite che saltano fuori? Beh, non ce n'è altre, quindi pepita e pepita. Tutta sta fatica per 4 grammi? Ecco perché ci stanno le pepite grosse ogni tanto. Non si guadagna un fico secco, eh? Cioè, tutta sta fatica per 4 grammi. Una miseria proprio. Ecco perché poi ci stanno le pepite grosse, perché sennò uno rimane bloccato per troppo tempo qua. E quello è il discorso. Le pepite grosse ci stanno in modo tale che non passiamo, ecco, vedi, abbiamo trovato una pepita da 28 grammi. In modo che non passiamo tutta la giornata a scavare qua.
Ok, e niente, l'unico sbaglio che ho fatto, che ho comprato quello che avevo già, se no ci mettevo il tubo lì, ci mettevo il tubo, cavolo. Se no invece di fare io così con l'acqua ci mettevamo il tubo, va. E mi mettevo semplicemente a spalare tutto il tempo. Ok. A posto. Va bene ragazzi, facciamo così. Io per ora concludo perché il tempo... l'ho finito. Che dirvi ragazzi, spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti. Abbiamo anche guadagnato un po' di soldi. Ora poi prossimo gameplay compriamo quello giusto e vediamo, cerchiamo di fare altri soldini per comprare altra attrezzatura e così via. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay, mi raccomando come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo presto ragazzi, ciao, alla prossima!